Diamo forza ai territori, coesione, progettualità, imprese. Il governo regionale approva regolamento dell'IRCA. Si è tenuto ieri mattina l'assemblea annuale territoriale della CNA presso l'Urban Center di Via Bixio. Le piccole e medie imprese si interrogano sul loro futuro. All'incontro erano presenti il vicepresidente provinciale e il vice segretario della CNA Innocenzo Russo e Giampaolo Miceli, il segretario provinciale CNA Pippo Gianninotto, l'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera e il direttore generale del Dipartimento della Programmazione Dario Tornabene. A concludere i lavori dell'assemblea è stato il segretario nazionale della CNA, la Confederazione degli Artigiani, Sergio Silvestrini, il segretario provinciale e nazionale CNA Pippo Gianninotto, il presidente di Confesercenti Siracusa Giuseppe Vasco. Ci siamo soffermati per disquisire del governo Musumeci, che ha dato il via libera al regolamento dell'IRCA, il nuovo soggetto che prenderà il posto di IRCAC e CRIAS, i due enti che gestiscono le agevolazioni finanziarie in favore delle imprese artigiane e cooperative. Senta, è di poche ore la notizia che il governatore Musumeci ha firmato il regolamento per far partire finalmente l'IRCA, che è, come dire, uno strumento che unisce due finanziari che naturalmente sono state dismesse. Ora, alla luce di questo, ci sono delle possibilità di sviluppo, a quanto è dato sapere il governo regionale metterà delle risorse a disposizione delle piccole e medie imprese, quindi partirà nuovamente lo sviluppo del credito. Partirà il credito. Ecco, appunto, perché sono stati accorpati sia la CRIAS, che era la cassa regionale per gli artigiani, sì, e sia l'IRCAC, sì, che era la cassa regionale per le cooperative. Adesso hanno fatto l'IRCA, che, sì, è praticamente l'insieme di tutti e due questi enti. Noi, come dire, abbiamo visto con perplessità, diciamo, questa procedura di passaggio, di accorpamento, perché pensiamo, diciamo così, che le cose che funzionano non debbono essere dismesse, così come è stato, per dire, per la Camera di Commercio di Siracusa. Noi quando chiediamo, come dire, con forza la sburocratizzazione, diciamo salvaguardate almeno le cose che funzionano. Lì c'erano due enti che in un certo senso funzionavano bene, soltanto che erano piccolini. Accettiamo la procedura del governo e quindi accettiamo il fatto che dal 1 gennaio ci sarà questo nuovo ente regionale per il credito agevolato agli artigiani e alle cooperative, però chiediamo, diciamo, un fatto molto fondamentale, che la burocrazia non blocchi per sempre, diciamo, il percorso dello sviluppo, e che soprattutto, come dire, il governo metta i fondi di rotazione, perché se non si mettono i fondi di rotazione, diciamo, possibilmente, diciamo, questo accorpamento può portare al fatto che ci sia un blocco ancora ulteriore del credito. Quindi noi siamo convinti e quindi andiamo avanti, diciamo, anche a seguire le indicazioni del governo regionale, però siamo sempre rispetto a questo, un pochettino critici, perché aspettiamo e vogliamo vedere come effettivamente funzionerà il nuovo istituto di credito, che a mio parere deve anche allargarsi non soltanto agli artigiani, alla cooperativa, ma anche alle piccole imprese, a tutte le piccole imprese. Quindi deve essere un polo unico di credito agevolato regionale alle piccole imprese in senso, in senso più largo, comprendendo anche i commercianti e comprendendo anche il fondo per il commercio, perché altrimenti se ci sono tantissimi fondi che poi funzionano autonomamente per i fatti loro, però poi nella pratica non mantengono l'efficacia. Senta Presidente, ieri il governo Musumeci ha approvato il regolamento che accorpa la CRIAS con l'IRCA, che naturalmente creando l'IRCA, un nuovo istituto di credito, dicendo che ci sono molte disponibilità di risorse, può essere un toccasana, una svolta per le piccole e medie imprese. Diventa un toccasana solo nel momento in cui vedremo come verrà attuato praticamente, perché poi è chiaro che tutti gli organismi più importanti, più interessanti, più forti che possiamo creare devono riscontrarsi col territorio, ma devono arrivare fino alla radice, perché una cosa salta fuori, che la vera ricchezza viene dal basso, viene dallo strumento, dal lavoro che tutti quanti possiamo creare, ed è chiaro che questi strumenti funzionano nel momento in cui sono vicini alla piccola e media impresa.